più due tre fai un fegato come 1,86 euro. Ale non c'è, 1,05 euro, grazie signore, grazie signor Gino Pulciogno, da vostro amico Sevesta. Allora, sono riuscito a fare queste previsioni, ma vediamo se si avvenano, così nella sfera di cristallo, dal 1 ottobre 2010, ore 8:30, Berlusconi decide di aprire formalmente la crisi di governo e manda un sms a Napolitano, un BlackBerry, è caduto il governo, e ci fa la faccina che ride, sai, senza... E poi ci scrive non vir e non c'è cacco cazzo. Ora, sai, Napolitano poi non usa per leggere l'MSN. Mannaggia, nonno, come si fa sti cose? La moglie, uè Giorgio, non è chiesto mannazza il creatore, ma quale creatore è arrivato l'SMS del presidente Cavaliere Berlusconi? Oh padrone nostro! Chiama Cicillo, Cicillo, legge l'SMS a papà, Cavaliere Berlusconi, come andate? Così. Ore 9:30, Napolitano si rivolge indignato ai giornalisti, dichiarando che il Presidente della Repubblica non può essere solo uno spettatore passivo nelle vicende politiche. Ore 10:30, arrivano due tecnici Mediaset Premium e installano il pacchetto Gold 3D Super Plus a casa di Napolitano con telecomando interattivo. Non essere più soltanto uno spettatore passivo, entra anche tu in Mediaset Interactive e fai vincere in diretta la tua squadra del cuore. Ore 10:35, Napolitano scioglie le camere. Ore 10:36, Napolitano si scioglie i lacci di scarpe e si apre in Giulietta per i Cesaroni in 3D. Bandieri. Ore 11, inizia la campagna elettorale. Ore 11:05, Vittorio Feltri pubblica una foto di Fini che si viene a merda in faccia mentre sta portendo. Ore 20, Berlusconi annuncia che sarà il candidato premier per il centro-destra, destra, e poi annuncia che il candidato premier per il centro-sinistra sarà scelto stesso da lui. Ore 21, dure proteste dell'Italia dei Valori, il PD si dice disponibile a trattare. Ore 22, Berlusconi annuncia che il candidato del centro-sinistra sarà Beppe Brescia. Ore 23, l'Italia dei Valori annuncia che correrà da sola. Anche il Clemente Mastella corre da solo, ma in ciamba, cara, la chiappa e l'arresto. Ho visto anche il 2 ottobre. Dai, spiriti. 2 ottobre. Non ti fai avanti a fargli, senza la fame. 2 ottobre. Durante una puntata speciale lezioni di porta a porta, Berlusconi dai numeri e si mette a chiamare una singera in diretta. 3 ottobre, ore 10:30, duro monito del Papa contro la decadenza morale che investe la politica e i politici. Ore 11:30, Vittorio Feltri pubblica una foto del Papa, giovane, che spari i trick track con un ebreo. Ottobre, Nichi Vendola vince le primarie del PD. Ore 20, D'Alema fa una risata in faccia. Ore 21, Nichi Vendola annuncia che correrà da solo. Ore 21:05, D'Alema gli dice, ma lieve di TAC, si nome affaccia a te. Ore 21:06, anche Rutelli annuncia che correrà da solo, ma non troppo veloce, sennò sudo e si scioglie tutto il trucco. Ore 21:30, dura protesta dell'Arcigay che dice basta a queste battute discriminanti sugli omosessuali e indice la giornata dell'orgoglio dei gay, tutti nudi a protestare a Montecitorio. Ore 21:32, Gasparri indossa subito. Ore 22, durante una puntata speciale di porta a porta sull'orgoglio gay, Bruno Vespa si scippa, i panna a culo e fa via scuola in mezzo Italia. 5 ottobre, si fanno le elezioni col televoto durante una puntata di Amici di Maria De Filippi.
vince Nichi Vendola con una coalizione formata dalla lista Beppe Grillo 3%, Sinistra Libertà 1,5% e lista Hello Kitty 57%. Ore 22:30, Berlusconi bestemmia Gesù Cristo a reti unificate. Ore 22:35, duro monito della conferenza episcopale contro la decadenza verbale in politica. Ore 22:40, Vittorio Feltri pubblica una foto di Monsignor Bagnasco mentre fuma il cobretto da dentro alla cava in un creatore morto. Ottobre, ore 8:05, Berlusconi telefona a Galliani. Ore 8:06, Galliani telefona a Borriello. Ore 9, Borriello aggiunge Nichi Vendola su Facebook. Ore 9:01, Vendola fa cadere il governo per dedicarsi a Facebook a tempo pieno. Ore 10, si rifanno le elezioni col televoto di Mediaset Premium. Vince Romano Prodi, che se va a casa per i cazzi su adesso a sapere un film di sceriffi quando era giovane. Ore 10:01, Berlusconi gli stemma con la rincorsa, poi dichiara che non ci va a uscire ed invoca la terza vera, perché poi c'è il turno francese alla e poi c'è la terza vera alla mercatellese, prima, seconda e terza vera. La mercatellese. Ore 10:10, l'opposizione gli fa notare che la terza vera si può fare quando si gioca a pallina, non alle elezioni della Repubblica. Ore 10:12, la senatrice Anna Finocchiaro dichiara che effettivamente c'era un disegno di legge presentato dal centrosinistra che prevedeva l'introduzione della terza vera e si dichiara disponibile a trattare a nome di tutta l'opposizione. Ore 10:30, Berlusconi si caga un cazzo, si veste a tipo Goldrake e si proclama imperatore Papa Napoleone con diritto di vita e di morte pure un coppia in lacerta. Viene abolita la libertà di stampa, di parola, di pensieri, ragionamento, tutto, pure se hai in due cessi a cercare permesso. Ore 11, duro appello di protesta degli intellettuali italiani che minacciano di disdire l'abbonamento a Mediaset Premium. 7 ottobre, Berlusconi va girando in mutande in mezzo a Roma e si ruciulea in terra, dice male parole con una scorta di 15.000 persone. 8 ottobre, ore 10:21, Berlusconi rimane incastrato col pesce in una di quelle giostrine per creature, perché aveva visto l'elefantino Dumbo che pacchiava innanzi a lui e faceva avanti e indietro. Ore 13, vengono chiamati i nuclei speciali della protezione civile e alle 20:06 riescono a liberarlo. Ore 20:07, Berlusconi si incastra di nuovo col pesce della giostrina di Dumbo perché lo aveva provocato di nuovo. A questo punto i pompieri si cagano un cazzo e lo lasciano il tuo sangue all'addio. 9 ottobre, Berlusconi viene trovato morto come non me e merda vicino alla giostrina dei creatori. Gheddafi si precipita a vedere perché ce l'avevano. Gheddafi si precipita a vedere perché ce l'avevano raccontato, ma non ci poteva credere. No, accia. Si forma un governo provvisorio che mette l'Italia in Coppa IPI. Se la catta un mafioso russo che clicca su compra subito e che paga in contanti con soldi che si faceva stessissi. 11 ottobre, il mafioso manda i fravagatori a un mastro che trasformano l'Italia in un quartino per la figlia che si doveva sposare con Cristiano Ronaldo e ne caccia a tutti gli italiani. 12 ottobre, Napolitano esce da dentro al Quirinale e sta mano come a Nuambut perché non sa vedere più Mediaset Premium. Poi gli spiegano che è successo e ci punisce un mannaggiato. Sono riuscito a vedere fino a qua. Grazie a Gesù. Mi sembra... No, perché tiene il portuso avanti. Oggi ho sbagliato il portuso, tesoro, come ci successe a noi. Meno male, sarà questo.
Sì, fa così. Ma se no, non sa... Ti dà tanta sporca. Qua non... Ma sì. Ma però, ma è per comando. Tu vuoi fare un po' d'acqua, perché se no cafra lo faccio come a Fantozzi, comincio a levitare. Sto bene l'acqua cassata, mannaggia. Ah, scusa, pure Roberto, Roberto, chi si sta morendo? Si è inquadrato, vedi che sta intanto sangue proprio.